La storia di chi è squarciagruppo, loro dicono che era un bandito, invece era un rivoluzionario ed è morto in una battaglia. L'ultima cosa che c'è stata... Tipo Che Guevara. Io sono oggi ascendente acquario, cuspide con bilancio. Mi salvo l'acquario. Dal segno cinese che il segno sei. Io pure capo sono. Che più in alto vai, più erba fresca trovi. È intelligentissima la capa. Un amico mi ha detto che c'era una pitta, sì, di un monolocale, piano terra, e mi è piaciuta la zona perché è proprio il cuore di Palermo, centro storico. I posti vissuti, la storia, dove ti giri, qualsiasi mattonella, se potrebbero parlare, insomma, ne avrebbero da dire assai. Essendo che tu sei, fai questo lavoro, sei una persona, come si sa dire, facile. Ma non è così, tu stai lavorando, non stai facendo un altro mestiere, che è molto lontano da questo lavoro. Quindi trovavo gente che ti provocavano, ci provavano, poi insomma le stesse persone hanno iniziato a affezionarsi. E la maggior parte sono diventati miei clienti. È stata dura, ma tutta assieme, non so, è spuntato il sole, è arrivato un sacco di gente, era già... Devo fare quasi 12 anni in ottobre che sono aperto. C'è gente che ti dice, ha frequentato da tante persone. Quindi ci puoi trovare di tutto, ci puoi trovare, che ne so, il ragazzo di colore, la ragazza siciliana proprio verace, palermitana verace. La gente è cambiata, se diciamo evoluta, diciamo. Che fine in Sicilia ci si sposava, si stava poi a casa a fare figli. Ora invece è proprio... C'è il gusto di uscire insieme alla propria moglie, al proprio compagno, a farsi un aperitivo in qualsiasi locale frequentato da gente comunque eterogenea. Stai già registrando. Ah, ma non sei pronto? Io sempre pronto. Gente che non hanno tabù mentali. L'apoteosi del mondo gay, pensiamo. Noi siamo le due entità sicuramente in positiva. Sì, è positiva del mondo gay. Ci trovi un po' tutti, non ci trovi solo gay o solo etero. E così ci permette anche di socializzare e far conoscere il mondo gay al mondo etero, il mondo etero al mondo gay. Sì, la gente è cambiata perché prima era molto restia, molto incassata. Magari uscivano per scovare i loro sfoghi. Invece adesso è un piacevole incontro, gente di tutte le fasce di età, sociale e genere. No raga, ve ne dovete andare. Ah, c'è Caterina, morta sono la propria. Dall'emarginato, dalla, se si può dire, prostituta, all'assessore, all'avvocato. È la persona più altolocata, tipo al fango, cioè tipo io. No! È un lavoro molto sul sociale. È quasi una specie di psicologa. Noi Caterina non lo vediamo come un locale, è come andare a casa. Caterina è un'amica, ci prepara la birra, ci prepara il cocktail. La Caterina ci si trova a suo agio, ci si sente un po' a casa. Infatti ci si capisce con lo sguardo, noi non andiamo senza neanche parlare. La tacito accordo, la macchina si scomba e vanno la Caterina. Eravamo amici già da 10 anni, ci piacevamo tutte e due, ma lui diciamo che si metteva in mostra. Anche questo c'è. Però nel frattempo lui aveva le sue storie e io le mie. Lei aveva il pensato di stare con un ragazzo che si chiama Mer, che in francese vuol dire il mare, e automaticamente mi ha fatto questa sorpresa. Ah sì, diciamo la cosa. Mi è venuto in mente appunto l'allunaggio. E ora due anni e mezzo, insomma. E stiamo insieme? Lavoriamo insieme ed è diventato quasi più bravo di me. Quasi. Ho visto sciuffare una signora settantenne e due ragazzi in motorino davanti a due finanzieri all'entrata della caserma. Cioè, qui è perché una signora settantenne si è alzata la maglietta con le sue 300 persone. Noi per essere al nostro agio dobbiamo andare in un locale gay. Invece da Caterina non è un locale gay, ma ci troviamo al nostro agio. I più numerosi sono i giovani, sì. Che non deve essere solo il gestore di un locale a dire basta o a dire no. Da 14 anni a 16 anni non devi bere,
devi giocare, devi fare sport, devi studiare. A bere pensaci dopo. Hai una vita. Questo lavoro l'ho scelto io a 17 anni, fa parte della mia vita, è la mia vita. Mi piace. Non saprei fare altro, stare con la gente. Io, tu entri e mi dici voglio una cosa secca, voglio una cosa dolce, voglio una cosa leggera, e già so cosa vuoi. Fa parte di me. Ciao. Grazie. Siamo orgogliosi di avere un locale così, perché ci accetta per quello che siamo. Tra l'altro questo è uno dei peggiori bar di Palermo dove puoi venire a bere il pompero. Che state bevendo? Acqua!